Care amiche e cari amici, benvenuti ad una nuova edizione del giornale di TOR Xenon. Multe milionarie per le assicurazioni dei mezzi pubblici. Avrebbero condizionato, con un'intesa restrittiva della concorrenza, la partecipazione alle gare per la copertura assicurativa dei mezzi di 15 aziende di trasporto pubblico locale in altrettante città italiane, tra queste Messina e Catania. L'accordo, durato dal 2010 al 2014, avrebbe riguardato 58 appalti. Questo è quanto rende noto l'antitrust, dopo aver irrogato due multe per complessivi 29 milioni di euro alle compagnie di assicurazioni Generali e Unipol Fondiaria, quest'ultime confluite oggi nel gruppo Unipol SAI. Il coordinamento sarebbe avvenuto attraverso i contratti intercorsi tra le compagnie nel gruppo del lavoro sul trasporto pubblico locale, istituito all'ANIA, l'associazione di categoria delle imprese assicurative. L'intesa è stata giudicata molto grave dall'antitrust perché aveva per oggetto la partecipazione coordinata a gare d'appalto in un comparto particolarmente sensibile per l'alto numero di aziende di gare coinvolte e per la durata. Carlo Lungaro, numero uno dell'AMT di Catania, si mostra spiazzato dalla notizia. Sono presidente da un anno e mezzo, del pregresso non so, dice. Circa un anno fa abbiamo fatto una nuova gara, con parecchi partecipanti, a mio avviso regolare. Se l'è aggiudicata Unipol. Recente è anche la nomina del direttore generale dell'ATM di Messina, Giovanni Foti, che è al contempo direttore dello sviluppo tecnologie della GTT di Torino, con la quale la municipalizzata peloritana ha in piedi una convenzione. Sono arrivato a giugno dello scorso anno, non ho indagato sul passato, afferma, annunciando a breve una nuova gara sulla quale garantisce che porrà la massima attenzione. E la manovra finanziaria in Sicilia, i tagli per i consigli comunali. Un consigliere comunale di Palermo incassa oggi almeno 2.537 euro al mese e quando la finanziaria sarà approvata non potrà superare il 1.832. Un consigliere di Catania scenderà da 1.882 a 1.359, mentre a Messina, Enna e Siracusa, dove oggi vengono incassati 1.680 euro al mese, si scenderà fino a 1.213. Ecco le cifre ufficiali dei compensi nei comuni per effetto della riforma inserita in finanziaria. Al di là dell'articolo che recepisce i livelli retributivi nazionali, il governo ha depositato le tabelle che indicano nel dettaglio tagli e nuovi importi. E rimandato a causa del maltempo la scorsa settimana, torna l'appuntamento dalle ore 10 alle ore 19 domenica, questa domenica, con la grande isola pedonale tra le piazze Europa e Mancini Battaglia a Catania, che è pronta a festeggiare una primavera in leggero ritardo. Decine le iniziative e le associazioni coinvolte, in bici con i bimbi scortati dalla Polizia Municipale per trascorrere una giornata all'aria aperta nel lungomare liberato. Ci sarà per esempio l'associazione Pop-Up Market CT con una versione di Sunday Morning Spring Edition. Saranno presenti dalle ore 10 alle ore 13:30 davanti al Monumento dei Caduti con un Info Point Makers, riciclo creativo, laboratori e workshop. L'associazione culturale Osage Dance proporrà uno spettacolo di 60 minuti di country western dance e ci saranno anche balli e giochi a tema. E servizi sociali, struttura fatiscente, la denuncia della commissione a Catania. Una sede inadeguata, fatiscente e indecorosa, soprattutto se deve ospitare i servizi sociali. Questa è la denuncia dei membri della commissione consiliare permanente al patrimonio e al bilancio che, nella mattina del 27 marzo, ha effettuato un sopralluogo negli uffici di via Dusmet, trovando una situazione che definiscono indecorosa. A cominciare dal fatto che la scala per salire negli uffici non è accessibile ai disabili, spiega il consigliere Salvo Tomarchio, cosa impensabile per uffici che lavorano prevalentemente con anziani e portatori di handicap. Tomarchio, inoltre, insieme agli altri consiglieri, ha poi notato come anche i dipendenti non sarebbero messi in condizione di lavorare in sicurezza. Negli anni le amministrazioni non hanno mai programmato alcuna manutenzione ed oggi ci ritroviamo degli immobili fatiscenti e non consoni. I dipendenti, sottolinea Giuseppe Catalano, sono costretti a lavorare in locali veramente vergognosi e senza alcun rispetto delle leggi. Riccardo Pellegrino, della Commissione Consiliare e Servizi Sociali, va oltre. Ci sono evidenti mancanze nei confronti della popolazione più bisognosa, afferma, e inoltre non ci si può permettere di aprire al pubblico solo 9 ore la settimana. La gente ha bisogno di risposte e il minimo che gli uffici comunali possano fare è rispondere. Chiedono quindi che gli uffici vengano spostati immediatamente in un altro edificio, in modo da garantire la sicurezza degli utenti e dei dipendenti. E
E con una breve lettera al presidente regionale Crocetta e ai vertici del Bellini, i lavoratori dell'ente lirico catanese annunciano lo stato di agitazione a seguito del mancato versamento degli stipendi dei mesi di gennaio e febbraio 2015. In particolare la CGIL, la CISL, la UIL, la CISL e la CONFSAL, oltre alla UGL, chiedono un incontro urgente al presidente della regione, all'assessore regionale al turismo, al presidente e al direttore amministrativo del teatro Bellini, per esporre le dure ricadute occupazionali e di programmazione che potrebbe subire il teatro lirico regionale Bellini di Catania. Nel manifestare il disagio di tutti i lavoratori per la mancata corresponsione degli emolumenti nei mesi di gennaio e di febbraio, si legge, dichiariamo lo stato di agitazione che potrà presto sfociare in azioni di lotta. E a Caltagirone, sabato 28 marzo, alle ore 10, nel salone di rappresentanza Mario Scelba del municipio, su iniziativa della Società Calatina di Storia, Patria e Cultura e col patrocinio del comune di Caltagirone, l'ordinario dell'Università di Messina e presidente onorario della società, Giacomo Pace Gravina, terrà una conversazione sul tema Il coraggio dei cavalieri, storie dal grande assedio di Malta del 1565, nella ricorrenza del 450° anniversario dell'evento. I lavori saranno aperti dai saluti del presidente della società Calatina, Antonio Navanzino, e dal sindaco Nicola Bonanno, oltre all'introduzione del rettore della società, Luciano Buono. E a Caltagirone, si terrà la Biennale della ceramica e delle architetture di paesaggio, realizzate dalla comunità europea, è una manifestazione che promuove due settori rilevanti della cultura e dell'artigianato, la ceramica e il paesaggio. Questo rappresenta un'importante opportunità turistica, prevedendo mostre e eventi culturali anche per la prossima primavera. Il tutto si terrà da martedì 26 maggio e fino a domenica 1 novembre presso il Museo della Ceramica Contemporanea al Palazzo del Bordone. E domenica 29 marzo, con la Domenica delle Palme della Passione del Signore, la Chiesa viene introdotta nei riti della Settimana Santa. Sua Eccellenza Monsignor Calogero Peri, Vescovo di Caltagirone, presiderà la liturgia eucaristica in cattedrale alle ore 11. L'ingresso di Gesù a Gerusalemme è stato definito come un portale che immette nel cuore dell'anno liturgico. La Giornata Mondiale della Gioventù 2015. In occasione della Domenica delle Palme, infatti, si rinnova l'appuntamento con la Giornata Mondiale della Gioventù. La Domenica delle Palme introduce Gesù a Gerusalemme, afferma il Vescovo, e introduce noi nel mistero della grande avventura del cammino pasquale. La Settimana Santa con i suoi riti ci accompagnerà passo dopo passo ad entrare sempre di più nei diversi aspetti della Pasqua del Signore. La Domenica delle Palme è anche il giorno nella quale si celebra la Giornata Mondiale della Gioventù, appunto. Nel messaggio per la ricorrenza il Papa ha invitato i giovani a riflettere sul tema Beati puri di cuore perché vedranno Dio. E sempre domenica 29 marzo alle ore 20:30 si terrà la Via Crucis cittadina. Le comunità parrocchiali di Caltagirone organizzano inoltre la Via Crucis cittadina, con partenza dalla parrocchia Santa Maria di Gesù e la conclusione presso la parrocchia Sacra Famiglia. Il rito sarà presieduto da Monsignor Peri. I testi delle meditazioni fanno riferimento ai giovani. Le singole stazioni della Via Crucis saranno animate dalle diverse comunità parrocchiali in modo da esprimere una partecipazione corale al rito. Nella Via Crucis c'è sempre un messaggio di speranza e di riscatto, afferma il Vescovo. La Via Dolorosa ci dice che nonostante tutto il male e la morte non avranno mai l'ultima parola. Rinnoviamo anche quest'anno l'appuntamento con la Via Crucis cittadina, quindi, e afferma padre Salvatore Abbotto, parroco di Sant'Anna e vicario foraneo del vicariato di Caltagirone. Viviamolo come un momento di testimonianza di una fede credente e di una comunità che sa camminare insieme. Ringrazio soprattutto i giovani per l'impegno che stanno dimostrando e per la prova di maturità nella fede che stanno offrendo. E l'assessorato regionale alla famiglia, con nota numero 7743 del 10 marzo 2015, ha comunicato la seconda proroga dei termini dell'intervento bonus figlio anno 2014 per consentire la presentazione delle domande con il nuovo ISEE 2015. Pertanto, per i nati nell'anno 2014, sin dal primo che del secondo semestre, il termine ultimo per presentare l'istanza di bonus è il 30 aprile 2015. E venerdì 27 marzo 2015, presso l'Aula Magna del Liceo Classico Bonaventura Sicuso di Caltagirone, si è tenuto l'incontro dal titolo Il ritratto del patriarca Bonaventura Sicuso, diplomatico della Controriforma. Vediamo il servizio. Stasera avremo un altro momento di approfondimento culturale per il 150° anniversario della fondazione del Liceo Secusio.
avremo la possibilità di conoscere in modo più approfondito la figura di questo illustre calatino che purtroppo risulta misconosciuto alla maggioranza dei cittadini di Caltagirone, ahimè devo dire anche dei nostri studenti. Molti ragazzi che frequentano il liceo Secusio non conoscono questo personaggio così illustre e allora con questa iniziativa vogliamo sopperire a questa mancanza di divulgazione del profondo valore di questo uomo che è stato un uomo di pace, un grande diplomatico che ha intessuto relazioni anche a livello internazionale favorendo la pace tra il re di Spagna e il re di Francia, un uomo che ha avuto un grande zelo apostolico, è stato vescovo di Patti, arcivescovo di Messina e arcivescovo di Catania, un uomo che ha promosso attività culturali all'interno della nostra città di Caltagirone, ha fatto in modo che la facoltà dei gesuiti si arricchisse degli studi di diritto, di medicina e anche degli studi di teologia. Ha donato moltissimi libri alla biblioteca del convento di Santa Maria di Gesù e ha arricchito la chiesa di tante suppellettili e tante reliquie. Quindi un uomo di grandi valori che può essere riproposto anche all'attenzione dei nostri giovani come simbolo del lavoro per la pace e come promotore di veri valori culturali. Bonaventura Secusio è certamente uno dei personaggi più illustri di Caltagirone, se non addirittura il più importante, ma è stato un po' dimenticato, come spesso accade ai personaggi della nostra città. Dopo lunghe ricerche ho trovato altre fonti su Bonaventura Secusio e ho pubblicato recentemente un saggio su una rivista nazionale. Sono emersi le qualità principali di Secusio come diplomatico. Lui effettivamente è stato uno dei diplomatici della Corte Pontificia, che potremmo assimilare un po' alle Nazioni Unite di oggi. Ecco, il Papa aveva alcuni diplomatici di punta che cercavano di mettere pace tra le nazioni europee in un tempo in cui lo scontro più rischioso era quello contro i turchi e quindi bisognava tenere unite la Francia, la Spagna, i Paesi Bassi, gli Stati italiani e così via. E Secusio è famoso infatti per aver concluso la pace di Vervins tra il re di Francia e il re di Spagna e per la pace di Lione che fu preparata dal Trattato di Parigi che lui fece concludere tra Enrico IV di Francia e il Duca di Savoia. E Secusio per questo ebbe grandi onori alla Corte di Spagna che gli fruttarono il vescovado di Patti, poi quello di Messina e infine quello di Catania. In tutte queste cariche lui non si dimenticò mai della sua Caltagirone. Da queste ricerche è anche emerso un libro che fu pubblicato da Secusio in Spagna, dove svolse una gran parte della sua attività come ministro generale dei Frati Minori Osservanti, che è un commentario ad Uns Scoto. E chiudiamo con un comunicato stampa del comune di Caltagirone per i lavori nell'ex pescheria. È tornata ad essere fruibile per gli studenti del vicino istituto comprensivo Alessio Narbone la palestra comunale di via San Giovanni Bosco, che era rimasta chiusa perché interessata dai lavori di riqualificazione dell'ex pescheria. Il progetto prevede che l'ex pescheria sia sottratta al degrado e diventi museo delle energie rinnovabili. L'obiettivo è farne un centro polifunzionale museale con architettura bioclimatica e l'autoproduzione energetica da fonti rinnovabili. Contemplate anche attrezzature didattiche multimediali ed interattive. Dopo un lungo stop dovuto a una controversia fra l'impresa esecutrice e il direttore dei lavori, informa l'assessore ai lavori pubblici Egidio Sinatra, i lavori sono finalmente ripartiti e si concluderanno entro il 2015. Insieme agli interventi nelle vie Cavallitti e Pisciaro consentiranno una più ampia riqualificazione dell'area a ridosso della piazza Innocenzo Marcinò. Si tratta, sottolinea il sindaco Nicola Bonanno, di opere con le quali si ridà decoro a uno spazio importante del nostro centro storico, sottraendolo al degrado. Questa era l'ultima notizia, vi ringrazio per l'attenzione, arrivederci.